Sanremo. Qui nella nostra postazione di Radio Bruno, Anna. Buongiorno, vi siete ripresi da ieri? Ci siamo ripresi, tu ieri come stai? Ieri ho visto un po' stanchini, però dai, su, carichi, vero? Siamo qui dalla mattina alla sera e siamo contenti che tu sia spesso nostra ospite perché davvero, grazie. Insomma, cerchiamo di farti sentire a casa quando possiamo. Ci riuscite ogni anno, devo dire, questo particolarmente, anche perché mi dimostrate sempre tanto affetto e appena arrivo non sono tanto quelle frasi diciamo del momento, però vedo il piacere attraverso gli occhi, il che mi fa già sentire a casa. E avevamo parlato della tua emozione sul palco per questa settima volta. E te l'ho detto prima, a me è piaciuto tanto il pezzo, non siamo assolutamente d'accordo. Oh, allora facciamo cambiare idea a questa sala stampa, ecco. Votate, dovete votare ragazzi, sennò come si fa? Ricordiamo il codice. Codice era 03 ieri, però non lo so questa sera come sarà, pure perché ci sarà un'altra, credo un'altra scaletta e poi vabbè questa sera c'è la cover, bisogna cantare una cover e domani poi ritorneremo a cantare il pezzo. Una cover bellissima, un omaggio a Domenico Modugno. Uno dei più bei pezzi della musica italiana secondo me, Dio come ti amo. Anna, senti, Checco ti ha chiamato, ti ha detto qualcosa? Sì, mi ha chiamato, è stato super carino, mi ha scritto dei messaggi, ha scritto anche sui suoi social questa notte, super, super contenta. Sono contenta perché mi andava ad interpretarlo al meglio e spero di continuare a fare ancora meglio in queste serate. Parliamo invece di televisione, hai registrato delle puntate e sarai presentatrice con Federico Moccia su Italia 1. Sì, Federico Moccia è l'autore, ah, okay. Mentre con Alvin e partirà credo a fine marzo, inizi di aprile, e sarà una trasmissione basata sull'amore, infatti si chiama About Love e anche quella è stata una bellissima esperienza e spero che vi piaccia perché sono delle storie veramente molto molto forti, molto commoventi soprattutto. E la canzone Libera farà da sigla? Perché no? Ecco, ma sai che mi hai dato una bella idea, non sto scherzando, adesso appena vado via chiamo Federico perché... Ieri l'ho sentito e ovviamente qualche mese fa quando l'abbiamo registrato non c'era ancora la canzone perché l'abbiamo registrata ad ottobre e non c'era nemmeno la sicurezza di Sanremo. Mi hai dato una bella idea, brava. Venerdì come ti preparerai per la seconda esibizione di questo bellissimo pezzo? Pensiamo a stasera, poi domani avremo qualche altra ora in più questa notte per prepararci a domani. Grazie mille di essere stata con noi. Grazie a voi, grazie mille.